Sì, grazie Presidente. Dichiarazione di voto su quella che è la nostra proposta, ma anche su quelle che sono le proposte dei colleghi di Forza Italia e di Fratelli d'Italia. Beh, intanto non immaginavo, lo dico al collega Faraone, mi scuso se mi sono messo a sorridere, però non immaginavo di avere tutto questo potere in Parlamento che da solo io possa bloccare un'iniziativa addirittura della maggioranza. Quindi è abbastanza incredibile questo, però se davvero fosse così e mi volete attribuire questo potere, beh, io già nel pomeriggio, tardo pomeriggio, potrei firmare un DPCM che permetta agli italiani di poter tornare a votare. Lo farei con grande voglia, grande fermezza, se davvero è come dice lei, collega Faraone. Quindi grazie. Ma il vostro bluff, torniamo alle questioni più serie, il vostro bluff lo vediamo subito, visto che è colpa mia del mio atteggiamento, la Lega ha fatto la sua proposta che è di tenere Gualtieri domani, portarlo in aula domani. Potete benissimo votare contro la proposta che ha fatto la Lega, ma Forza Italia e Fratelli d'Italia, al quale in questa occasione avete cercato un po' di strizzare l'occhiolino, per cercare di dividerci, hanno fatto una proposta analoga. Quindi votate contro la proposta della Lega, ma votate a favore della proposta di Forza Italia e di Fratelli d'Italia che dice la stessa cosa. Cosa almeno non è la Lega che, abbandonando la conferenza dei capigruppo, condiziona il Parlamento. Siete voi, con il voto che fra pochi minuti farete, che stabilirete se avete il coraggio come maggioranza di venire ad affrontare il tema del MES, perché non avete paura di andare davanti agli italiani e far vedere come la pensate. Questa è la strada giusta che dovete mettere in evidenza. Quindi avanti, è il vostro voto che determina le scelte. C'è una proposta per lunedì, giusto? Cioè, siamo entro il 30 novembre, entro il termine stabilito dal ministro Gualtieri, c'è tutto il tempo per preparare assolutamente l'assemblea e quant'altro. Anzi, sapete cosa facciamo, Presidente, che sono dopo passo per essere il cattivo. Noi ritiriamo la nostra proposta di modifica del calendario. Non c'è nessun tipo di modifica del calendario per noi. Noi voteremo la proposta che ha fatto Forza Italia, che Gualtieri venga lunedì in aula a mezzogiorno, così, tolte le nostre proposte, non ci sono più scuse, signori. Avanti, forza, coraggio, tirate fuori tutto quello che avete dentro e che volete dimostrare al popolo italiano e vediamo se avete il coraggio di far venire Gualtieri in aula. Grazie.